Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvato in prima commissione il disegno di legge della Giunta sull'adeguamento dell'addizionale regionale IRPEF. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato il disegno di legge della Giunta regionale sull'adeguamento dell'addizionale regionale IRPEF alla nuova normativa nazionale. Alla riunione ha preso parte l'assessore Paola Agabiti, che ha spiegato come il provvedimento si sia reso necessario dopo che il governo ha ridotto gli scaglioni IRPEF da 5 a 4. Ora gli scaglioni sono fino a 15.000 euro, da 15 a 28.000 euro, da 28 a 50.000 e oltre i 50.000 euro. In precedenza, invece, fermo restando i primi due, gli altri tre scaglioni erano da 28 a 55.000 euro, da 55 a 75 e oltre i 75.000 euro. L'assessore ha sottolineato come la Regione abbia rimodulato gli scaglioni agendo ad invarianza di gettito. Anzi, Agabiti ha ricordato che la Giunta è riuscita a ridurre di 4 centesimi la tassazione negli scaglioni tra 15.000 e 28.000 euro, con l'addizionale regionale che è passata da 0,40 a 0,39 e tra 28 e 50.000 euro con l'addizionale che scende da 0,45 a 0,44. Inoltre, nella stessa riunione della prima commissione, Eugenio Rondini ha illustrato un progetto di proposta di legge alle Camere, proposta dalla Commissione regionale antimafia di cui è presidente, su un elenco di imprese che denunciano episodi di estorsione alle quali riconoscere delle premialità. Rondini ha spiegato che si tratta di una proposta del Coordinamento Nazionale delle Commissioni Regionali Antimafia per l'introduzione in ogni prefettura di un elenco con l'attribuzione di premialità alle imprese che trovano il coraggio di opporsi alla criminalità organizzata e di denunciare i tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività imprenditoriale. Il provvedimento punta ad innescare un circolo virtuoso per la prevenzione delle infiltrazioni criminali e per la tutela della libertà di impresa, con una serie di strumenti di sostegno per gli imprenditori che denunciano. Per ora l'atto è stato approvato in due regioni, quindi, ha sottolineato Rondini, l'Umbria potrebbe essere tra le prime a raggiungere questo obiettivo. Via libera della seconda commissione ad alcune modifiche alla legge 13 in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni. Voto contrario in commissione da parte dei consiglieri di minoranza. Ce ne parla in questo servizio Alberto Scattolini. Con 5 voti favorevoli dei commissari di maggioranza, Mancini, Pastorelli, Peppucci, Puletti e Rondini della Lega, e 3 contrari di quelli della minoranza, Bianconi, Gruppo Misto, Bettarelli e Paparelli, Partito Democratico, la seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dato il via libera alle modifiche proposte dalla Giunta regionale alle norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni, legge regionale 31 del 2013. Il testo originario del disegno di legge è stato interamente sostituito da un maxi emendamento proposto dall'assessore Michele Fioroni per armonizzare il testo ad una sopravvenuta e recente normativa statale che introduce, tra l'altro, autonome disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche. Le modifiche alla legge, come lo stesso assessore Fioroni ha evidenziato in una precedente audizione, mirano alla liberalizzazione del settore, senza dimenticare la tutela della salute e la salvaguardia del paese. Verranno dunque modificate e aggiornate le linee guida per quanto riguarda alcune prescrizioni rivolte a comuni e operatori. La normativa regionale verrà così allineata con quella nazionale e comunitaria, con la permanenza di iter autorizzativi che andrebbero a rimuovere complessità e lungaggini eccessive a fronte della necessità di procedere con l'adeguamento di queste infrastrutture. Fabio Paparelli del Partito Democratico ha spiegato il voto contrario espresso da tutti i membri della minoranza in commissione per la decisione di togliere dal testo legislativo l'obbligatorietà della pianificazione comunale. Su questo punto, e quindi su un possibile emendamento in aula, si è detto sensibile lo stesso presidente Mancini. Relatori in aula saranno per la maggioranza il presidente della commissione Valerio Mancini, per la minoranza il vicepresidente Vincenzo Bianconi.
approvato in seconda commissione il piano regionale per la qualità dell'aria. Ce ne parla Marco Paganini. L'atto amministrativo di aggiornamento del piano regionale della qualità dell'aria predisposto dalla Giunta è stato approvato dalla seconda commissione dell'Assemblea legislativa con il voto favorevole dei commissari della Lega e quello contrario di Partito Democratico e Gruppo Misto. Al testo originale sono state apportate modifiche con l'approvazione di emendamenti relativi all'utilizzo dei pellet certificato e alla limitazione della realizzazione di impianti di combustione nella conca ternana. Su proposta del Consiglio delle Autonomie Locali è stato poi previsto che spetti ai sindaci valutare se applicare limitazioni all'utilizzo di generatori di calore a biomasse, introdurre incentivi per la sostituzione di caldaie a bassa efficienza, rinnovare il parco dei veicoli pubblici. Il documento provvede all'aggiornamento del piano regionale sulla base dei risultati prodotti dall'attività di monitoraggio delle concentrazioni degli inquinanti sul territorio regionale, con particolare riferimento ai valori di PM10 registrati nella conca ternana, anche alla luce degli specifici studi di caratterizzazione delle polveri elaborati da ARPA. Le azioni di risanamento mirano principalmente a ridurre le emissioni prodotte dal traffico veicolare e dai sistemi di riscaldamento domestico, con particolare riferimento all'utilizzo delle biomasse in caminetti e stufe. Si prevedono inoltre la realizzazione di studi epidemiologici e di caratterizzazione delle polveri, nonché campagne di comunicazione per informare sulle problematiche della qualità dell'aria e a sostegno delle modifiche dei comportamenti dei cittadini a seguito dell'attuazione delle misure previste. La terza commissione consiliare dell'Assemblea legislativa ha proseguito le audizioni sulla proposta di legge del consigliere regionale Andrea Fora riguardante interventi a sostegno della natalità, della famiglia e del welfare aziendale. Dalle audizioni con Movimento per la Vita, associazioni ADRA e Esserci, Banco Alimentare, Forum Famiglie Numerose, Family Day, è emerso apprezzamento per il riconoscimento che la famiglia è un soggetto in crisi e per la volontà di promuovere il suo benessere, ma anche la tutela della vita fin dal concepimento, la tutela delle famiglie monoparentali, l'importanza riservata all'associazionismo familiare, la valorizzazione della funzione sociale della famiglia e della genitorialità, il riconoscimento del ruolo educativo primario della famiglia, la valorizzazione della famiglia stessa come impresa sociale, giudizi positivi anche per la valutazione di impatto familiare prevista da questo progetto di legge e per l'attenzione data alla denatalità, valutazioni differenti sull'impostazione inclusiva della proposta. Più di un intervento ha sottolineato il rischio di lasciare maglie troppo larghe nella norma, la tutela della genitorialità in tutte le sue forme apre a un oggetto indefinito, non escludendo ad esempio la maternità surrogata. Se si allarga troppo la platea dei beneficiari, si rischia di rendere l'intervento inutile e si mina l'istituto stesso della famiglia. Tra le richieste anche un maggiore stanziamento di fondi per l'attuazione della legge, attenzione alle possibilità lavorative per i giovani che altrimenti lasciano l'Umbria, una semplificazione dell'accesso alle informazioni da parte delle famiglie, una maggiore attenzione a informazione e comunicazione degli strumenti messi a disposizione. Da più parti è stato auspicato che questa proposta di legge possa confluire in un percorso unitario con gli altri provvedimenti in discussione sullo stesso tema. L'Umbria è al secondo posto tra le 5 regioni benchmark ai fini del riparto del Fondo Sanitario 2021 e i parametri utilizzati per questa graduatoria sono riferibili ai dati del 2018. In questo modo, afferma Donatella Porsi, consigliera del Partito Democratico, viene definitivamente smentito qualsiasi buco nei conti della sanità attribuibile alla precedente legislatura, come vuol far credere, sottolinea Porsi, l'attuale maggioranza, mentre la sanità umbra è stata sempre riconosciuta tra quelle benchmark. Lo dicono le tabelle pubblicate dal Ministero della Salute recanti i calcoli dell'indicatore per la qualità e l'efficienza per la scelta delle 5
5 regioni eleggibili ai fini della predisposizione della proposta di riparto del finanziamento del sistema sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente lo Stato per l'anno 2022. L'Umbria è seconda, dietro soltanto all'Emilia-Romagna e davanti a Marche, Lombardia e Veneto. Il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Marco Squarta, ha annunciato una proposta di legge sul diritto alla vita indipendente, norme per la realizzazione dei diritti delle persone con fragilità attraverso il riconoscimento di un progetto esistenziale di vita e la promozione dell'amministratore di sostegno. Per Squarta, diritto alla vita indipendente significa mettere tutte le persone con disabilità nelle condizioni di poter esprimere i propri desideri e le proprie preferenze in ordine a ogni ambito della vita e di permettere di definire le proprie mete esistenziali. I comuni devono avere un ruolo importante nei confronti di questi cittadini. Fra le novità previste il registro dei progetti esistenziali, dove persone fragili, i loro familiari, possano scrivere bisogni, aspirazioni in un documento che andrà a integrare la carta d'identità all'ufficio anagrafe. La Giunta si impegni a ridurre le disparità di genere predisponendo un piano straordinario di misure che finanzi i progetti che valorizzino il ruolo e la capacità delle donne nel mondo economico e produttivo. Lo chiede con una mozione rivolta all'esecutivo regionale la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni, secondo la quale l'obiettivo finale è di sostenere l'apporto delle donne all'economia e nella società come componente fondamentale dei processi di sviluppo e promuovere le politiche di conciliazione tra vita lavorativa e familiare, al fine di consentire alle donne lavoratrici di dedicarsi alla famiglia senza correre il rischio di perdere il lavoro e senza incorrere in atteggiamenti discriminatori, anche attraverso il rafforzamento dei servizi interni alle aziende a supporto dei bisogni conciliativi espressi da persone e famiglie. Mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi regionali vigenti e gravi inadempimenti da parte della Giunta regionale sono segnalati dal consigliere Fabio Paparelli, portavoce delle opposizioni, in una lettera inviata in qualità di portavoce dei gruppi di opposizione ai presidenti di Giunta regionale, Assemblea legislativa e Comitato di controllo. Paparelli segnala le anomalie da lui riscontrate rispetto ai provvedimenti normativi relativamente a contrasto del crimine, politica patrimoniale regionale, fra cui piano delle alienazioni, e turismo, con il piano di promozione ancora da trasmettere all'Assemblea legislativa per l'approvazione. Adempimenti, spiega Paparelli, che impattano anche sulla liceità di alcuni provvedimenti adottati di conseguenza e sulla efficacia delle politiche messe in atto. Il comune di Gubbio, ancora costretto a prorogare il servizio di raccolta e gestione rifiuti, lo sottolinea il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca. I cittadini ormai aspettano dal 2015 la gara d'appalto che avrebbe dovuto individuare il gestore unico per l'ambito territoriale integrato numero 1, di cui anche Gubbio fa parte, ma ad oggi, dice De Luca, il gestore unico non è ancora stato individuato, di conseguenza il nuovo appalto non ha ancora preso avvio. De Luca annuncia di avere presentato un'interrogazione urgente a risposta scritta per sapere quali azioni Auri e la Giunta regionale intendano mettere in campo per garantire una corretta e tempestiva procedura ai fini dell'affidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive e radiofoniche della regione, è disponibile anche in rete sul sito istituzionale consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.